Io sono per eliminare ciò che la mente proietta come dire, sul futuro e ciò che in qualche modo addirittura coltiva del passato. Sì, sono solo per eliminare ciò che coltiva, ma non certo solo per eliminare il vostro passato, visto che della memoria ne abbiamo già parlato, vi ricordate? E abbiamo detto che c'è una funzione fondamentale nella memoria, che è quella di ricordarvi chi siete, cosa fate, gli impegni che avete, dove dovete andare, eccetera. È molto meno rilevante la memoria quando si parla di quel qualcosa che impregna i vostri rapporti, di quel qualcosa che rende i vostri rapporti densi, densi, densi e mai leggeri, di quel qualcosa che è accaduto e che vi ha strutturato rispetto a determinate abitudini, il modo di pensare, il modo di comportarvi e via dicendo. Certamente su questo la via della conoscenza vuol porre seri interrogativi rispetto all'uso che fate della memoria, ma non pone interrogativi sul fatto che voi siate anche memoria, no? E che la vostra capacità autoriflessiva comporti anche la memoria. Ma mi interessa ritornare al piccolo vostro quotidiano. Dal mio punto di vista, quanto più io considero un segmento limitato di quello che voi considerate la vostra vita, tanto più efficace le cose che io dirò. Perché è vero che voi siete abituati a vivere non già adesso in questo momento, ma siete abituati a vivere il momento dentro il condensato del passato e le aspettative sul futuro. Addirittura anche quando siete dentro il percorso interiore, voi fate questa operazione, no? Voi fate un'operazione che è sempre carica di ciò che siete stati. Anche magari dal punto di vista di volervi liberare da ciò che siete stati, ed è sempre carica delle scommesse interiori rispetto a ciò che siete adesso, quindi a dover essere il vostro futuro rispetto proprio alle scommesse, chiamiamole interiori. Dal mio punto di vista è molto più importante sottolineare la vostra giornata così come accade, così come avviene, così come la vita la impregna. E voi sapete che la vita la impregna secondo certi scadenzari, che generano anche abitudini e che sono scadenzari obbligati. C'è un tempo per andare a lavoro, c'è un tempo per stare in famiglia, c'è un tempo per, come dire, eseguire certi impegni e via dicendo. E dall'altra parte c'è un tempo in cui, per esempio, avete degli obblighi non sociali imperativi, ma che derivano dalle vostre relazioni, che dedicate alle relazioni e via dicendo. E poi ci sono le eccezioni. Ci sono, dico un sacco, ma molti fatti che possono arrivare nell'ambito di una giornata che sono imprevisti, imprevedibili o che voi prevedevate di poter adempiere fra 3 giorni, invece qualcosa vi impone di farlo ora. Tutto questo, se ci pensate, riempie volente o nolente la vostra giornata, cioè volenti voi o nolenti voi, riempie la vostra giornata. Tutto questo molte volte costituisce un imprevisto nella vostra giornata. Tutto questo, come dire, costituisce dal punto di vista vostro un affastellamento, vediamo se riusciamo a capirci, un affastellamento fra fatti che succedono e fra pensieri vostri che voi molte volte seguite o si impongono. Vi ricordate tutta una serie di emozioni vostre che accadono o si impongono o addirittura voi cullate. Vi ricordate cosa dicevamo però? Vi dicevamo che la disconnessione vi fa vedere i fatti esterni, qualsiasi essi siano, che derivano da altri esseri umani o da esseri non umani, e i fatti interni, quindi pensieri, parole, emozioni, pensieri ed emozioni soprattutto, come fatti, come qualcosa che avviene dentro di voi e non come qualcosa che voi, come dire, volete coltivare, padroneggiare, che è vostro. Vi ricordate tutto questo discorso? Fatti interni e fatti esterni vi attraversano, non sono vostri. Nel momento in cui sono vostri, tutto il discorso che io farò da qui in avanti non c'entra più niente. Se voi considerate che i pensieri sono vostri, che le emozioni sono vostre, che i comportamenti vostri sono vostri, che i fatti esterni addirittura non sono vostri, ma vi riguardano e quindi tornano a essere vostri, tutto il ragionamento che io farò non vi riguarda proprio, non vi riguarda per niente. Riguarda un vecchio modo di vedere la vita. Io sto parlando di un altro modo di vedere la vita, vi ricordate? Sto parlando di un'altra ottica, conquistare nella vita. Questa è la questione. E dobbiamo oggi cominciare ad approfondirla. Naturalmente io mi rendo conto che nel piccolo vostro quotidiano è facile
identificarsi talmente tanto nei pensieri che vi attraversano, nelle emozioni che vi attraversano, nei fatti che vi investono, che vi dimenticate tutto quello che è stato detto. È abbastanza facile che questo accada, ma a me non interessa che tutto questo possa accadere ancora. A me interessa che qualcosa in voi cominci sempre più a puntare l'occhio su un'altra direzione, su un'altra prospettiva, su un altro modo, torna a ripetere, di stare nella vita, nel vostro piccolo quotidiano, nel piccolo, piccolo quotidiano. Altrimenti, tutte le parole che abbiamo recitato sul dischiudersi, vi ricordate, e sull'ottica del primo quadrante e del secondo quadrante, non c'entra più niente di nuovo. Quindi non stiamo sviluppando quelle questioni che avevano attinenza con la vostra tendenza a vedere tutto quello che vi accade come vostro, perché vi tocca, perché schiora, perché vi incide, o tutto quello che accade come pensiero e come emozione, che vi scorre all'interno, proprio come possesso vostro, come qualcosa che vi definisce, come qualcosa che vi addirittura vi imprigiona alle volte, o vi arricchisce, o vi impoverisce a seconda dei casi.